Andrea Cennerini, appena nominato nel collegio sindacale della cooperativa. Andrea, hai assistito ad un'assemblea, diciamo, che magari per chi la vive è normale, ma che in realtà, non so, ti ha colpito per qualche aspetto? Guarda, io non sono nuovo alle assemblee delle cooperative, perché frequento questo mondo da ormai 8-9 anni, però devo dire che la prima impressione, ed è stata la mia prima assemblea qui alla Formica, è stata molto, molto buona, e ho visto grandi stimoli nei soci, e non si vede, che non ho visto in altre assemblee, e ho visto molta partecipazione, non cose scontate come si vede da altre parti, e quindi bene così, è proprio nello spirito della cooperazione. La cooperativa è la prima volta che nomina il collegio sindacale, perché ha superato i numeri, diciamo, previsti dalla legge. Qual è il ruolo del collegio in questo caso? Allora, il collegio sindacale è un organo societario a tutti gli effetti, quindi non è un organo esterno. La nomina scatta dopo il superamento di alcuni parametri che adesso non stiamo a ricordare, sono tecnicismi dettati dal codice civile. È un ruolo di vigilanza. Allora, un ruolo di vigilanza sul rispetto delle norme di legge e dello statuto societario da parte di chi deve prendere i processi decisionali, quindi del consiglio di amministrazione. È chiaro che poi nel proseguo diventa anche un ruolo di supporto nelle scelte, perché sempre più spesso, e questo capita in altri collegi sindacali dove partecipo, e viene chiesto un supporto anche nelle scelte. E quindi è una cosa che funziona, perché gli amministratori si sentono più tutelati preventivamente che non posteriormente, magari solo dal punto di vista della vigilanza. Poi c'è la parte della revisione contabile, chiamata adesso la revisione legale dei conti, che è un'altra delle nostre funzioni, dove noi verifichiamo la corrispondenza dei bilanci, che siano veritieri e corretti e quant'altro, senza entrare in tecnicismi, però sono queste le direttrici dell'attività del collegio sindacale.